Io ieri ho ascoltato con molta attenzione la sua conferenza stampa e quando parlava di Marco, il tifoso che è recentemente scomparso, e di Paola, parlava con il cuore in conferenza stampa. In cuor suo voleva dedicargli qualcosa. Sì, intanto dedicare questa vittoria, perché io speravo che Marco fosse ancora vivo, perché quando lo sono andato a trovare gli avevo detto che se i ragazzi avessero vinto stasera qui a Gubbio gli avremmo dedicato la vittoria. Io speravo che fosse ancora vivo, purtroppo non lo è più, e la promessa è fatta, la dedichiamo a lui e a tutti quei ragazzi che l'hanno circondato d'affetto, d'amore, di passione, che poi insomma lui rappresentava il capo degli ultra, no? Era un po' come un capo indiano, e quando il capo indiano poi muore, non c'è più, tutta la tribù è triste, e quindi in questa tristezza cercate di accogliere questa vittoria della squadra del vostro cuore, e pensando che Marco là ci vede ed è felice, che noi ci mandiamo un grande abbraccio e lui ci manda un grande bacio. Questo è il pensiero che credo che stasera dovrebbe passare. E quanto alla Paola, che per fortuna lei, anche se ha una situazione drammatica, questa persona che rimane ingabbiata dentro al suo corpo, che parla solo con gli occhi, anche a lei voglio dedicare con tutto il mio cuore questa vittoria, perché l'unico scopo della sua vita è rimasto il Pescara, al di là dell'affetto che è circondata 24 ore da tanti amici, da tanti volontari, perché lei vive tramite macchinari e quindi nessuno la può abbandonare, e quindi l'unico suo amore che c'è dentro al suo cuore è il Pescara. E quindi Paola, oggi abbiamo pensato, oltre a Marco, anche a te, uno che non c'è più, te ci sei ancora, quindi cogli anche in questa situazione drammatica uno spunto per non vedere drammatica la tua vita, ma sapere che tutti noi ti vogliamo bene ugualmente. Conoscendo la Baldini, dopo questo discorso lei ha poca voglia di parlare di calcio. Bravissimo. Però ci posso provare una sola battuta? Sì, ma facciamo una cosa veloce. Una cosa veloce, sì. Dai, allora, senza parlare della partita e tutto, dico solo che appena segnato il gol ha ridisegnato la formazione con un attaccante in più, proprio perché le sue squadre vogliono sempre giocare. No, perché volevo mettere pressione alla linea difensiva, noi avevamo un giocatore in più e quindi bisognava agire come se noi fossimo in 10 e loro in 11. E quindi se... La soluzione migliore era mettere i due attaccanti insieme, perché poi Tonense a muoversi molto bene anche ai lati di Vergani. Hanno fatto tutti e due, credo, un'ottima partita. L'ottima partita l'ha fatta la squadra, anche se bisogna essere sinceri, dal momento che loro sono rimasti in 10 non c'è stata più partita, invece finché erano in 11 era una partita che aveva i suoi equilibri e bisognava battere colpo su colpo, perché come il calcio è fatto di episodi, e lunedì ce ne siamo accorti com'è il calcio, quindi non bisognava solamente abbassare la guardia. Poi dopo, una volta sono rimasti in 10, credo che è inutile parlare della partita. È vero che ha tolto Squizzato perché mi voleva prendere una ammonizione, ci ha provato? No, non credo assolutamente che Schizzato faccia una cosa del genere. No, perché se facesse una cosa del genere la giornata di squalifica gliela do io, non lo farei giocare. Cioè no, è impossibile. I miei giocatori devono essere reali, devono essere competitivi, seri, ma soprattutto devono essere sinceri e leali. Queste furberie a me non piacciono, perché poi se piena giornata una gliela do io diventano due. Ma gliela in cose che ho già detto, io non credo a queste furberie contro questa squadra. Lunedì noi abbiamo toccato con mano cosa vuol dire perdere anche contro un avversario che tutto il primo tempo avevamo noi la partita in mano. Il calcio è fatto di questi episodi, quindi io assolutamente non voglio che i miei giocatori voglia prendere una munizione per liberarsi dalla diffida. Loro giocano, poi quando ci sarà, ci sarà. Una domanda velocissima per Baldini, chiaramente sì, rispettando la volontà del mister di parlare poco di calcio, il minimo indispensabile. Assolutamente, anche perché poi faremo vedere Baldini a casa di Paola Mastrangelo. Fabio. No, ma io la domanda sulla partita non gliel'avrei comunque fatta, e volevo soltanto dire al mister che, da quello che ho avuto modo di conoscere qua in conferenza, siccome Marco io l'ho conosciuto bene, è un peccato che l'hai vissuto per poco tempo, perché è un personaggio molto simile a te, molto schietto e diretto, e ti saresti trovato bene. Fabio Ferraresi dice, chiaramente non parla di calcio, ma che lui conosceva molto bene Marco, il tedesco, gli dispiace che l'ha conosciuto poco, perché se l'avesse conosciuto di più era molto simile a lei, schietto, sincero, davvero una bella persona. Io la prima volta l'ho conosciuto quando siamo andati a Ascoli, l'ho fatto salire sul pullman, si è seduto con me,
mi ha raccontato in 5 minuti un po' chi era lui, cosa rappresentava il Pescara per lui, e in quei 5 minuti mi ha proprio spiegato che l'unica cosa nella sua vita che contava, la sua famiglia, era il Pescara, era il suo gruppo degli ultra, i Ranger, e quindi lui viveva solo per questo scopo. E io l'ho ringraziato di essere venuto a incitare la squadra con tutti questi ragazzi, perché sentivo che era un momento che le cose giravano bene per noi. Anche in quel momento io ho detto: vedrai che le cose andranno bene, vinceremo a Ascoli. Però sai, calcio, io sono sempre ottimista e dico sempre così. Poi anche in quel caso è andata bene. Poi Mucciante mi ha detto che stava male e che il suo desiderio era di volermi vedere e mi voleva salutare. Quando una persona in quelle condizioni gli viene il pensiero di salutare, perché non vuol salutare Baldini, Silvio, vuol salutare l'allenatore del Pescara, perché io rappresentavo per lui l'amore che lui trasmetteva alla sua, tutta la sua vita era la sua squadra. Quindi in questo momento lui era fiero, orgoglioso che il condottiero di questa squadra fossi io. E credo, come in tutte le cose, quando una persona se ne va e la vedi, riesci a esaudire questo pensiero, credo che anch'io, finché vivrò, questo pensiero verso questo capo ultra, che sarà sempre un pensiero che non si spegnerà mai, ma non perché devo fare il lecchino, Rufiano, perché il desiderio di vedermi mi ha reso orgoglioso, perché voleva dire che l'amore del Pescara lui me lo affidava a me, e quindi io avrò sempre nel cuore questa persona, e per portare rispetto a lui, a tutti i ragazzi che fanno parte della curva, ma soprattutto a tutto il popolo che ama il Pescara, la gente di Pescara, perché anche questo è un attestato, un passaggio di un testimone che io ci tengo, indipendentemente poi come vanno le cose, perché so che nel calcio quando le cose vanno male rimani solo, ma io, anche se dovessi rimanere solo, io mi ricordo sempre che lui all'ultimo mi ha voluto vedere perché mi aveva dato la fiducia, e questo per me è uno scopo di vita nel cercare di fare l'allenatore a Pescara.